Siamo nella salumeria Bigoni. Ecco Bigoni. Signor Bigoni. Vorrei che tu mi illustrassi brevemente questi capi. Allora, gentili ascoltatori, vorrei partire dall'inizio, dove qui troviamo delle salamine vecchie, che devono mangiare poi ad agosto, con la stagionatura. Al momento viaggiano intorno ai 2,50 kg. Sì. Nel tempo poi prenderanno anche il 30%, però saranno di quelle che faranno le fette margherita, che vanno con le cipollotti, la giardiniera, tante belle cose. Qui abbiamo la fottuta marichetta. Credo che passa da quella che non è stretta, si dice, hai capito? Bella, Sembra un capo abbastanza vivo, abbastanza è corposo. buona, bella e buona. Qui abbiamo l'arasta di Come si salsiccia chiama, scusa, quell'ultimo lì? manichetta, Manichetta, proprio che sembra manichetta. la manica del mio Dublino. Questa qui è la fottuta invece salsiccia cacciatorino, fatto con la carne di Ma gentile. mi sembra di notare che è un po' di muffa, o sbaglio? Perché si sta stagionando Ah, ed è quindi quella è. che Ferrari, intanto che filma, si è sporcato la bocca e al momento plicca quando parla. Ho capito. Andiamola a vedere tagliata, seguitemi. Andiamola a vedere Non dire tagliata. tagliata. Mi sembra che prima ce ne fossero un qualche pezzo di più di questa. Ah, questo si chiama comunione. Buono. Bene. Buono. E si fa un altro percorso, è astronomico. Prima che mi fanno in culo, trovando le pancette. Buona la pancetta. Ecco Sì. le pancette pepate, mezza, lunga, sottile o corta e grossa, Ferrari? Vabbè, io penso che qua ci sia del grosso e del lungo, qua Va sulla bene. destra, quindi. Questione di punti di vista. Chiediamolo alle donne. E poi andiamo sul Una classico. breve deviazione su questo Andiamo sul fantastico classico. Caravaggio che veglia Sul piede della donna, molto ecco, feticista la cosa. sul lavoro. Poi andiamo su un classico cotechino. Cotechino. Ma l'avete tagliata con questa falce, no, vero? No, questi scaldano, dello Ah, stufa. si scalda nella Questi stufa. sono i cotechini. Buoni e belli. Fammi sentire l'odore, senti Antichi l'odore. Ah, ma questi qua quando saranno pronti? Subito. Ah, Perché sì? siamo per Natale, vanno con le antiche, con Allora, l'edizione portane uno che sul tavolo, dai. E poi andiamo a trovare anche un classico salame all'aglio dell'Arghese, classico, bello. Qui abbiamo una galleria, se il nostro signor operatore vuole venire a constatare, uno Ci vediamo un subito. pochino, ecco. Venga pure a vedere uno per uno, venga pure a prendere il profilo, è come vedere il profilo delle 100 lire, come Marcantonio. Se attagmiti la corona d'oro a Dre de Lorenz, fa un mucho profilo di 100 franc. Vieni, vieni. Ho capito, ma c'è un po' di buio, comunque mi sembra di riuscire a catturare ciò che occorre. Sì, vai. E questo è quanto, io non ho tanto da offrire, poco ma buono. Non ho tanto da offrire. Sembra assortita. Sì. Questa produzione a quanti giorni di lavoro corrisponde? Ah sì, c'è qua, un paio di giorni si Quali fermano. giorni si fanno? Ho capito. Incomodamente. Bestie massacrate? Una? Due? Una. Siamo in primo piano, chiudiamo questa favolosa intervista così. Sì. Quindi addio al maiale e viva Girobambino, insomma. Mettiamola qua. Mettiamola qua. Ciao, saluta. Io vorrei chiudere però anche, scusa, Sì. vorrei chiudere anche però con viva il suo bambino con un prosecchino. Ah, giusto, Certo, dai, giusto, giusto, siamo un ecco. po'. Ecco il pezzo del muro. Ecco il Eccolo lì. Bene. prosecchino. Questo è il tavolato dove viene eseguita tutta l'operazione. Operazione, qua qui. Il tavolo operatorio si chiama. Sì. Io vado via a Ferrari come salsiccia e il presente, io mi devo far sentire naturalmente a Giordano, che è Adela, per l'eventualità voglio sentire naturalmente, che già ha avuto comunque campioni, e aspetto il risultato di quei campioni. Qui comunque possiamo trovare anche bottiglie invecchiate del 1905, vorrei fosse fatto un primo piano del vetro della bottiglia, molto Facciamo lavorata, subito, no? Allora, a grappolo di uva. questo qua dov'è 1905 cosa? Ah, beh, Apri. aspetta che ho visto perso. Sì, Sì, vabbè, questo a qua è una grappolo di marca uva. così, 1905, No, vediamo. questo qua è l'affiancamento. Guarda il vetro, la grappolo di uva, sono vetri che non si fanno neanche più. Sono
Ah, quindi questa qui quanti anni ha questa grappa? Questa qui ha un secolo e 5 anni. Non ci credo. Allora io come aggiunta ti posso dare anche questo, visto che non ci credo. Tu hai in casa una grappa così vecchia? Ho un podio quello lì, sì. Ho un podio. Questo è sempre di riserva. Brandy, ecco, questo qua fammi capire un po' l'anno di questo. Prima abbiamo visto 1905, adesso non leggo devo date. Guardare indietro, devo guardare, questo qui è di selezione, vedi che c'è la cosa di selezione. La cosa di selezione. Ah, eh. Questo è un campione. Non riesco a vedere. Vabbè, tante belle cose. Ah, sì, roba varie. Qui torniamo indietro, sono brandy questi qua che tornano in volo degli anni 50. Mi rivolgo anni 50, quello che dice. Mi rivolgo agli spettatori spiegando loro che non posso assolutamente rivelare dove ci troviamo per paura che ci siano poi insomma delle azioni fraudolente. Bene. Comunque ci sono i due signori. Alla prossima. Proseguiamo con Ferrari, ma è il caso di chiudere. Ciao. Buon proseguimento.